Ciao a tutti, ciao Antonio. Ciao Nino. Ci sono già i colleghi che ci ascoltano, anche se noi non li vediamo, però sono Buonasera a tutti. 180 colleghi che sono in ascolto. Però essendo in modalità webinar e essendoci contemporaneamente la diretta Facebook sulla pagina dell'ordine, la facciamo in questa modalità in cui noi non li vediamo, ma loro ci vedono. Bene, bene. Grazie anche all'ufficio formazione che dietro le quinte fa sempre un super lavoro. E quindi da dottoressa De Gori a tutti i componenti dell'ufficio formazione sempre il mio ringraziamento. Quindi aspettiamo gli altri. Sì.
Buongiorno, intanto saluto l'avvocato Walter Miriti, nuovo presidente di Cassa Forense, che già è qui con noi. Stiamo aspettando anche il presidente Nardo, c'è anche Giovanni Malinconico che è coordinatore dell'organismo congressuale forense. Ci sono già in collegamento che ci ascoltano circa 250 colleghi. Noi non li vediamo perché siamo in formato webinar, perché contemporaneamente andiamo in diretta a Facebook sulla pagina dell'ordine, però ecco, volevo salutarvi inizialmente, poi magari attendiamo qualche minuto perché sono previste tante iscrizioni e quindi attendiamo qualche minuto per iniziare. Ecco anche il presidente Vinicio Nardo. Ciao presidente, abbiamo già collegati circa 300 partecipanti che ci ascoltano. Ora attendiamo solamente Mauro Mazzoni, che verrà vicepresidente dell'Ordine Avvocati di Roma, che verrà in sostituzione del presidente Galletti, che mi ha chiamato poco fa dicendomi che era fuori Roma e non riusciva a tornare per un impegno professionale. Quindi attendiamo qualche minuto e poi partiamo.
Mi sentite? Sì. Bene, grazie. Ciao a tutti. Salutiamo anche il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il collega Mauro Mazzoni. Allora, io... Ciao Mauro. Comunicazione tecnica all'ufficio formazione del nostro ordine. Possiamo fare partire la diretta Facebook a questo punto in modo tale che siamo allineati e ci siamo tutti e direi che a questo punto possiamo partire. Intanto ringrazio tutti perché oggi trattiamo un tema che è di strettissima attualità e lo facciamo con le massime cariche dell'avvocatura italiana, perché vogliamo avere lo sguardo, il punto di vista dell'avvocatura sulle imminenti riforme che sono previste. Ho il piacere di avere con me, perché il webinar è organizzato dal Movimento Forense e da AIGA, quindi ho il piacere di avere con me anche il collega Antonio De Angelis, presidente nazionale di AIGA. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao Nino, buonasera a te, buonasera a tutti. Eccoci, il webinar è organizzato anche dall'Ordine degli Avvocati di Milano e quindi io inizierei dando la parola subito al presidente Vinicio Nardo per una brevissima introduzione e poi parliamo. Non lo sapevo. Io sono fatto per fare le sorprese. Quindi sono senza parole. No, anzitutto saluto a tutti. È organizzato, ovviamente noi siamo come dire, ospiti anche sulla piattaforma Sfera di questo incontro che e peraltro voglio premettere, ho ricevuto una lettera dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità di Milano che giustamente mi ha fatto osservare ma siete sei uomini eccetera e mi era stato anche fatto osservare da altri, peraltro in un incontro di martedì o mercoledì scorso in cui si presentava un libro della professoressa Maria Elisa D'Amico, che è il prorettore dell'Università Statale di Milano, che si intitola La parità ambigua, che analizza anche da un punto di vista costituzionale, lei è una professoressa, come sappiamo, di diritto costituzionale, il problema dell'effettiva attuazione della parità. Avevo appunto raccontato che ci sarebbe stata questa situazione perché che ovviamente si verifica perché i vertici su cui è basato questo incontro sono maschili rispetto a una diciamo maggioranza forse di donne che sono in avvocatura. Ovviamente questo cambierà più lentamente dell'ingresso del numero della parità numerica, diciamo, ma cambierà. Io quando a Milano abbiamo avuto la prima donna procuratrice generale qualche mese fa, io sono stato ovviamente, è stato chiesto un mio commento tra gli altri, e io ho detto che non c'era da stupirsi, che è una cosa assolutamente normale, perché è normale che questo avvenga. Io peraltro quello che posso dire è che io auspico che questo avvenga presto anche per i vertici dell'avvocatura, perché l'avvocatura sicuramente ha bisogno di aria, ha bisogno di ventilazione. E sicuramente una ventilazione di tipo femminile è anche una ventilazione, diciamo, proficua, perché comunque introduce un'esperienza di vita che inevitabilmente anche nel corso della nostra formazione è diversa e che quindi amplia il raggio delle nostre vedute, e di questo abbiamo sicuramente bisogno. Non è fuori luogo parlare di questo, perché questo è un periodo in cui parleremo inevitabilmente
Per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, perché ne parliamo per l'effetto di una crisi pandemica che si è trasformata anche in crisi economica, parleremo di trasformazione, parleremo di rilancio e nella trasformazione non c'è soltanto la trasformazione tecnologica, la trasformazione professionale, perché che toccherà sicuramente molto noi avvocati, c'è anche una trasformazione culturale che dobbiamo, con l'accelerazione del Covid, dobbiamo approfittare per, come dire, metabolizzare prima. Io mi limiterei a questo, faccio come indirizzo di saluti e di salute. Assolutamente, grazie, grazie Presidente. A questo punto prego. Io presento rapidissimamente i relatori, anche se non hanno certamente bisogno della mia presentazione. Abbiamo Walter Miniti, che è il neo presidente di Cassa Forense, che è stato eletto alla fine del mese scorso, e adesso chiaramente con lui tratteremo anche i temi del PNRR che impattano necessariamente anche sul sistema previdenziale. Abbiamo con noi il coordinatore dell'organismo congressuale forense, l'avvocato Giovanni Malinconico. Sappiamo che l'OCF si sta dedicando in maniera intensa anche con le sue commissioni sui temi che sono oggetto delle riforme della giustizia. E poi abbiamo Mauro Mazzoni, che è in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di cui è vicepresidente, e ringrazio per la sua presenza. Quindi io a questo punto do la parola ad Antonio, ci alterneremo in moderazione, quindi con le domande ai singoli relatori, cercheremo di andare molto sul concreto, perché il tempo per le riforme e per la riforma in generale della giustizia è veramente poco, e quindi non vogliamo pensare che questo incontro dia delle risposte esaustive, ma quantomeno vogliamo avere l'indicazione di cosa pensa l'avvocatura, cosa pensano le rappresentanze dell'avvocatura su come viene condotta questa riforma e anche su come è stata coinvolta, o se mi consentite, non coinvolta l'avvocatura in questo percorso. Quindi Antonio, inizia tu e poi ci scambiamo. Microfono. Microfono, Antonio. Grazie, chiedo scusa. No, dicevo, la presenza di una donna mi avrebbe anche aiutato a stabilire da chi partire per primo. E quindi adesso ripasso la palla a te, dimmi tu Nino da chi devo partire, anche se poi la prima domanda è uguale per tutti. Quindi, ma io direi che, come dire, anche come augurio facciamo partire Walter Miniti, che è il neo presidente di Cassa Forense. Benissimo, benissimo. Però diciamo, per Walter abbiamo immaginato una serie di domande riferite, no, alla previdenza, alla Cassa Forense, però c'è una prima domanda generale che io vorrei rivolgere a tutti e che diciamo riguarda le riforme della giustizia. La riforma della giustizia, possiamo parlare di una riforma complessiva del settore giustizia che è indicata nel recovery plan, ci sono delle indicazioni di carattere piuttosto generale nel recovery, però insomma, come sappiamo, governo e Parlamento si sono già messi in moto per riformare la giustizia civile, penale e tributaria, per diciamo valorizzare le ADR. Ecco, chiedo al Walter, presidente di Cassa Forense, ma anche al Walter, collega che si è occupato per tanti anni di politica forense, una valutazione complessiva su queste riforme della giustizia, con diciamo anche un particolare riferimento a tutti quei temi che interessano in modo specifico Cassa Forense. Prego Walter. Grazie Antonio, grazie Nino per l'invito, in bocca al lupo affettuoso a Nino che ha iniziato il suo percorso di presidente da poco, quasi in coincidenza. Speriamo di lavorare bene insieme a tutti gli altri rappresentanti dell'avvocatura. Sì, si apre una stagione di riforme, speriamo sia la volta buona, perché di stagioni di riforma abbiamo sentito parlare da tanto tempo, e abbiamo sentito parlare perché uno dei temi secondo me centrali, e l'occasione è unica, un'occasione in cui tutto il Paese, chiamato dal
Presidente del Consiglio a dare forza a questi interventi che l'Europa in buona parte finanzierà, a questi interventi di ricostruzione, di programmazione, di investimento per il futuro, vedano coinvolti in effetti con oneri e responsabilità anche coloro i quali sul piano, e mi riferisco al piano della giustizia, queste riforme le chiedono da decenni e sono stati sempre abbastanza inascoltati e hanno avuto un ruolo di attori non protagonisti. E non è bello, quando si parla di giustizia, pensare che della giustizia se ne debbano occupare soltanto alcuni e non debbano partecipare al processo di riforma gli avvocati, che non solo numericamente costituiscono una parte importante, fondamentale della giurisdizione. Allora il primo tema è: sì, parliamo di riforme, ma coinvolgiamo davvero l'avvocatura, perché altrimenti commetteremo l'errore che più volte è avvenuto in passato. Pensare ad esempio ad una riforma del diritto penale limitata a eliminare alcuni elementi di, così vengono chiamati, di appesantimento del sistema. In realtà il risultato è: non si riforma nulla, non si fa un passo in avanti, si privano i cittadini delle garanzie. Questo è avvenuto in passato per la giustizia penale. Per la giustizia civile noi sappiamo che la nostra giustizia è una delle più lente in tutta Europa, abbiamo dei tempi doppi rispetto alla maggior parte degli altri stati. Ieri il governatore della Banca d'Italia, nella sua relazione annuale, ha indicato il nodo giustizia civile come uno dei nodi principali da sciogliere per intervenire in questa direzione. E allora sicuramente riforme sì, si apre una stagione di riforme, ci sia la consapevolezza che queste riforme possono essere fatte in fretta, ma possono essere fatte in fretta e bene se noi diamo ascolto a chi questo pianeta lo conosce meglio di chiunque altro, perché ci opera quotidianamente e ha l'interesse, quale cittadino e quale operatore del comparto giustizia, affinché l'efficienza e l'efficientamento non sia solo uno slogan, ma sia praticato in concreto. Per fare questo ci vogliono ovviamente una serie di interventi che vadano a migliorare l'efficienza, che vadano a determinare, attraverso l'utilizzo di risorse importanti, uno snellimento dell'attività, dove snellimento significa in prima battuta eliminare i tempi morti, perché ogni attività processuale ha delle scansioni, e sono delle scansioni che hanno una loro logica, vanno viste in un insieme, ma sono delle scansioni molto spesso con degli ingranaggi che faticano a mettere in contatto una fase con un'altra, e appunto disperdendo tutta una serie di attività. Noi conosciamo bene tutti questi problemi. Se vogliamo dare soluzione, ci sono le risorse economiche, utilizziamole per introdurre al meglio una serie di elementi di efficienza all'interno della giurisdizione. È chiaro che questo determina una ricaduta positiva sul sistema giustizia complessivo del paese, perciò in termini anche di richiamo, di opportunità per chi vuole venire in Italia a investire, maggiori motivazioni, sapere che il recupero crediti procede faticosamente a dei tempi biblici, ovviamente non aiuta l'investitore che vuole venire nel nostro paese ad aprire alcune attività o a dare una mano al paese a ripartire. È ovvio che il paese può migliorare, migliora la condizione del paese, migliora la condizione dei cittadini del paese, migliora anche una condizione professionale che, nell'ottica di una cassa di previdenza, è elemento fondamentale per la tenuta del sistema. Grazie sì. Walter. Nino, sì. Passerei a te la parola per... Mi passi la palla, io la stoppo, e a questo punto, siccome il presidente Minniti parlava di risorse, io chiamerei in causa a questo punto Giovanni Malinconico, che è coordinatore dell'organismo congressuale forense. E quindi innanzitutto vorrei che magari Giovanni ci facesse un po' il punto
su cosa l'OCF sta facendo in queste settimane, qual è il percorso anche a livello di commissioni interne dell'OCF, quali sono un po' i risultati che sono venuti fuori dai dibattiti che in OCF so ci sono a livello di commento su questa riforma. L'OCF peraltro è stato anche parte del, come dire, è stato audito in commissione per quanto riguarda queste riforme, e poi vorrei che ci si focalizzasse anche sul tema delle risorse, perché le risorse sono un tema fondamentale, perché non soltanto le risorse ci devono essere, ma le risorse devono anche essere spese bene. Io, come dire, siccome cerco sempre di approfondire i temi di cui poi vado a parlare, ho studiato i bilanci dei ministeri della giustizia, del Ministero della Giustizia degli ultimi tre anni, ed è venuto fuori che la media del budget del Ministero della Giustizia per anno è di circa 8 miliardi e mezzo di euro. Quindi significa che nell'arco di 5 anni, quanto dovrebbe durare il PNRR 2021-2026, in realtà sarebbero 5 anni e mezzo, cioè da quando partirà effettivamente, avremo un montante totale di circa 47-50 miliardi di euro. Bene, voi sapete che l'importo previsto all'interno del PNRR per il comparto giustizia è di 2,4 miliardi di euro, cioè significa che l'incremento per il singolo anno di bilancio del Ministero della Giustizia del 5%. Allora io mi chiedo e vi chiedo, perché poi è una domanda che, come dire, rivolgo virtualmente anche a tutti gli altri interlocutori di oggi: questo 5% in più che il governo ha destinato al, dovrebbe destinare al comparto giustizia, è in grado di assorbire tutte le riforme che si vogliono attuare per raggiungere questo sacro graal dell'efficientismo, della riduzione dei tempi? C'è un'espressione all'interno del PNRR per il settore giustizia che dice il fattore tempo al centro. Io, come dire, sono convinto che una cosa sia ridurre i tempi della giustizia, un'altra cosa sia rincorrere inutilmente l'efficientismo, ma a prescindere da questo, noi con questi 2,4 miliardi spalmati in quasi 6 anni, riusciamo a fare la digitalizzazione e tutto il resto che serve per un'effettiva ripresa della giustizia, o è l'ennesima riforma a costo zero che poi si sobbarcheranno gli avvocati e quindi i clienti? Buonasera, grazie Nino, grazie Antonio, saluto tutti, saluto Vinicio, saluto Walter e Mauro e tutti i presenti. Grazie per questo incontro. La domanda va direttamente al nodo della questione, che è fondamentalmente pone un problema di metodo, e credo che vada affrontata la sfida. Noi come avvocati, come avvocatore, dobbiamo affrontare, dobbiamo accettare la sfida sul piano del metodo. E la questione delle risorse spesso è proprio mal posta, ed è posta anche in modo molto molto fuorviante. Hai ragione Nino quando dici 2,4 miliardi di euro spalmati sul periodo di riferimento fanno 400 milioni di euro l'anno, che è una somma assolutamente poco significativa. Ancor più rilevante poi è la questione se la vediamo dal punto di vista del tipo di impiego che se ne vuol fare in relazione a quello che sta accadendo. Certo, se noi 2,4 milioni di euro, invece di considerarli come spalmabili sul quinquennio o sui 6 anni, quello che sia, li prendessimo in considerazione come investimento strategico per un aspetto specifico dei tanti punti di defaianza del nostro sistema di governo della giustizia, forse avrebbero una rilevanza leggermente superiore. Il punto è che, come spesso accade, non si fa i conti con quello che si sta facendo, su quali sono gli obiettivi strategici, quali sono i problemi che vanno risolti. Normalmente si preferisce affrontare il problema della giustizia partendo dai processi, dalla disciplina processuale. È un approccio
è un approccio veramente a valle dei problemi, non a monte dei problemi. Veramente viene comoda la metafora del dito e della luna. Qui noi continuiamo a guardare la disfunzione processuale e ci arrovelliamo, continuiamo a giocare intorno a questi problemi strettamente processualistici. Normalmente tutto questo comporta endemicamente e ciclicamente una riduzione delle tutele, ma il problema resta sempre lì. Credo che poi col fattore tempo spesso il governo, i nostri governi, il nostro legislatore ha un rapporto abbastanza fuorviato. Credo che forse non guasterebbe tornare alle categorie trascendentali di Kant. Così il fattore tempo lo mettiamo da parte e iniziamo a pensare piuttosto a una logica di processo. E la logica di processo ci dice che la giustizia fondamentalmente ha un grande problema di risorse e un grande problema di governance, tanto per essere chiari. Perché le risorse possono essere poche o tante a seconda di come le si impieghi e in funzione di quali obiettivi. E vi faccio un esempio con riguardo alla logistica. Vi faccio due esempi, uno con riguardo alla logistica giudiziaria e uno con riguardo al personale. Per la logistica giudiziaria, noi lo scorso anno avevamo incominciato nel 2019 un progetto insieme all'ANCE, al Ministero della Giustizia e all'Agenzia del Demanio, per una ricognizione sui luoghi di giustizia. Oltre a scoprire delle cose piuttosto sorprendenti, cioè che non vi è una banca dati unica sui luoghi di giustizia, cioè non c'è un'autorità in Italia che ha il controllo generale della situazione di tutti i luoghi di giustizia. Quindi non vi è un unico piano di manutenzione, non vi è un unico piano di gestione, di ammodernamento, e quindi non c'è nessuna possibilità di fare strategia di logistica giudiziaria seria. Ma a parte questo, è anche emerso che le risorse ci sono. Vi sono degli avanzi esattamente per le questioni di logistica giudiziaria. Ogni esercizio del Ministero della Giustizia si chiude con un avanzo del capitolo specifico. Il problema è che il gap di amministrazione si coglie soprattutto nella capacità di spesa. Evidentemente l'amministrazione della giustizia in alcuni ambiti ha un gap di amministrazione, ha delle inefficienze profonde perché mancano le progettualità. Per quanto riguarda il personale vi faccio un altro esempio. È in corso il concorsone voluto dal ministro Bonafede, il primo da decenni, per aumentare il numero dei dirigenti di cancelleria e dei funzionari di cancelleria. Ora il cancelliere ha ordinariamente una funzione certificatoria. Il cancelliere certifica il deposito di un atto, certifica l'inserimento di un atto nel fascicolo, certifica lo svolgimento di determinate attività, certifica la conformità degli atti. Il 90% delle attività del cancelliere saranno entro brevissimo tempo sarà sostituito da automatismi connessi con l'entrata in funzione degli strumenti di innovazione tecnologica. Se noi invece di pensare al processo telematico come uno strumento che presuppone che simula quello che avviene nella realtà fisica, e cioè che c'è un vettore che trasporta un documento, iniziamo a pensare agli strumenti tecnologici come uno specifico, e cioè l'atto viene direttamente depositato e il deposito viene autocertificato dal sistema, come avviene oramai in tantissimi altri sistemi diversi da quello della giustizia. Noi ci rendiamo conto che la maggior parte delle attività del cancelliere non sarà più necessaria, e allora dobbiamo pensare al cancelliere in una prospettiva diversa. Anche questo è un uso delle risorse. Noi stiamo per assumere dei cancellieri formati a svolgere attività che non saranno più necessarie in capo a 10 anni, e non abbiamo pensato a quello che servirà fra 10 anni, e quindi un approccio diverso rispetto alla struttura processuale, che è strettamente interconnessa alla struttura della dotazione tecnologica che mettiamo al servizio della giustizia. Non mi riferisco ai processi di intelligenza artificiale applicati al processo, mi riferisco all'applicazione al processo telematico in senso evoluto. È sicuramente una strada che è stata indicata e viene vista anche in recenti studi. Mi riferisco al rapporto Giustizia 2020-2030 del gruppo che fa capo al presidente Castelli. Anche lì si fa riferimento agli aspetti organizzatori e come sono strettamente interconnessi con l'uso delle tecnologie. Allora a questo punto, in questa prospettiva, i 2,5 miliardi sono pochi, sono pochissimi. Per l'edilizia giudiziaria addirittura sono quasi insignificanti. Tra l'altro si fa riferimento alle cittadelle giudiziarie, noi sappiamo che qui il problema è ben più vasto. E nello stesso tempo potrebbero però dare
avere comunque un significato se venissero impiegati in settori strategici. Invece si preferisce sempre questo approccio un po' a pioggia, un po' su tutto fondamentalmente. Nel frattempo si pensa di modificare il processo civile addirittura estendendo le competenze di quei pressi di giurisdizione totalmente sprovvisti di strumenti e di personale e di dotazioni tecnologiche come il giudice di pace, che significa sottrazione di tutele sostanzialmente. E noi sappiamo che la nostra società andrà incontro nei prossimi mesi a una crisi economica e sociale molto significativa. Sottrarre tutele è un'operazione assolutamente non condivisibile, quindi è evidente che l'impegno dovrebbe essere sicuramente maggiore, ma l'impiego dovrebbe essere enormemente più consapevole. Ed è chiaro che come organismo congressuale forense stiamo cercando da tempo di indicare la strada che ci viene indicata dalla logica, dalla ragionevolezza. Per rendere efficiente la giustizia occorre rimettere mano ab origine dalle strutture di governance. L'ordinamento giudiziario è il complesso di norme cardine che permette o non permette un buon funzionamento della giustizia, perché attiene in senso stretto alla governance, alla valutazione delle performance e dei modelli organizzativi. La nostra giustizia non ha modelli organizzativi, allora parlare di efficientamento, di un qualcosa che si muove non su un modello organizzatorio predefinito, ma lasciando a ciascun capo d'ufficio giudiziario di gestire quello che ha e lasciandogli quello che ha in funzione del fatto che abbia più o meno vicinanza con chi distribuisce le risorse sul territorio, significa non programmare. Allora, se non si mette mano ad un assetto serio della governance della giurisdizione, qualsiasi intervento, anche 10 volte tanto quello che è stato stanziato adesso, è destinato a non produrre gli effetti che si vuole. Allora l'avvocatura si deve muovere per essere ascoltata, ma occorre che noi troviamo una voce, un modo di esprimerci, il modo di esprimerci con una voce, non dico unanime, perché l'unanimismo non è una buona cosa, ma con una voce consapevolmente unitaria, che sia unitaria nella direzione che vogliamo raggiungere e nelle priorità che riteniamo essere intangibili. Sul resto ci possiamo dividere, e il pluralismo è un valore, non è un disvalore. Il dissenso è un valore, non è un disvalore. Ma l'incapacità di fare sistema invece qui sì, quello è un disvalore. Allora, al centro di tutto vi è il fatto che l'avvocatura deve trovare il modo di far sentire la propria voce laddove si organizza la giurisdizione. E poi vengono anche le risorse, ma è chiaro che è principalmente un problema di organizzazione. Antonio, a te. Ah sì, diciamo come avevamo detto, io la stessa domanda, una valutazione complessiva sulle riforme in materia di giustizia contenute nel recovery e poi insomma iniziate ad attuare dal Parlamento, che ha ripreso almeno in materia di giustizia civile e penale le proposte di riforma già incardinate, una alla Camera e una al Senato, e immaginate dal precedente governo, e poi queste commissioni che tanto stanno facendo discutere anche in considerazione del numero di avvocati molto scarso che è presente in queste commissioni. Quindi una valutazione complessiva sulle riforme in materia di giustizia io la chiederei anche ai due presidenti, un presidente e un vicepresidente degli ordini più importanti d'Italia. Partirei, me lo consentirà Vinicio, da Roma per ragioni anche di ospitalità, visto che siamo ospiti del COA di Milano. Prego Mauro, il microfono. Eccomi, ci sono. Grazie Antonio, complimenti agli organizzatori, vi porto il saluto di Antonino Galletti che ha avuto un problema di collegamento e quindi non poteva essere presente, ma davvero con grande piacere vi porto il saluto di tutti gli avvocati romani che ben comprendono l'importanza di questi momenti di confronto. Brevemente, io devo dire che siamo di fronte ad una nuova stagione di riforme e quando arrivano queste stagioni io più che cercare risposte mi faccio spesso delle domande, e queste
insomma, è uno di quei momenti, perché ci sono soldi, strategie, commissioni al Ministero, tavoli, tavolini, tavolate, insomma, si parla molto di questa cosa. Ma io mi pongo una domanda. In questo paese si vuole veramente che la giustizia funzioni? Perché, guardate, far funzionare la giustizia, o meglio, vivere in un paese dove la giustizia funziona, non è una cosa semplice per chi poi attraverso la giustizia in questi anni ha costruito carriere politiche, ha costruito carriere nell'ambito della magistratura. E quindi noi possiamo fare tutti i piani di resilienza, investire, però ci dobbiamo porre questa domanda. La classe politica di questo paese vuole far funzionare la giustizia? I poteri forti di questo paese siamo sicuri che stanno remando per avere una giustizia che funziona? La magistratura, così come noi oggi la conosciamo e come l'abbiamo conosciuta soprattutto in questi ultimi mesi, siamo sicuri che tutti questi vogliono una giustizia che funziona? Io me la faccio questa domanda, perché guardate, una giustizia funzionante è un'arma potentissima in mano ai cittadini. In un paese dove la giustizia funziona, la politica, la magistratura, perché poi una giustizia che funziona controlla anche la magistratura, e i poteri forti non ne hanno da guadagnare, cioè ne hanno da guadagnare soltanto i cittadini. E questa è a mio avviso il senso anche delle battaglie che l'avvocatura sta facendo e deve portare avanti, perché se da decenni noi sentiamo, tutti ci ripetono che la giustizia è un momento centrale, con una giustizia funzionante l'economia del paese ripartirebbe, con una giustizia funzionante tutti gli altri settori di questo paese ne avrebbero un beneficio, ma questo non succede da decenni. Secondo me non è un problema di risorse, non saranno i 2,5 miliardi in più in 5 anni che cambieranno questa visione, perché a mio avviso chiunque di voi è in grado di fare una ottima riforma, o meglio riformare quelle parti del processo penale, civile, amministrativo, ma sinceramente tutti questi cenacoli di menti illuminate che non so dove si governano all'interno del Ministero della Giustizia mi sembrano un po' qualcosa di già visto. Noi, dico, vogliamo far funzionare la giustizia? Va bene, ci saranno almeno 300 o 400 magistrati fuori ruolo, perché chi sta nel ministero, chi è aggregato ad altre situazioni. Vogliamo far rientrare questi magistrati al loro posto, alla loro scrivania? Vogliamo mettere a capo dei tribunali non più persone che hanno vinto un concorso per fare i giudici, ma persone capaci con attitudini manageriali per farli funzionare? Cioè, se non si fa questo, per me possiamo parlarne insomma ancora molto, ma non è che si va molto avanti. Dico quello che penso io, per esempio, per quanto riguarda la giustizia civile, ma poi eventualmente in un minuto, se ci sarà tempo, accenno anche alla questione penale. Il processo civile, cioè, basterebbe a mio avviso una semplice norma: le udienze non possono essere rinviate per un periodo superiore a 90 giorni. 90 giorni vuol dire che in un anno si possono fare 4 udienze, e con 4 udienze in una causa civile, salvo situazioni clamorosamente complesse, tu la causa la decidi. Quindi noi possiamo anche fare il processo civile telematico super veloce e depositare un atto super veloce. Se poi il rinvio per la presentazione delle conclusioni tu me lo dai al 2024, o me lo dai perché sono in presenza, o me lo dai perché fai un provvedimento telematico,
Non mi pare che questo cambi molto. Cioè, quindi bisogna decidere, e per me la cosa è semplicissima, se davvero ci fosse la volontà, di far funzionare la giustizia. Io più passa il tempo e più mi convinco che questo paese non possa permettersi una giustizia funzionante, quindi ci possiamo girare molto intorno, la possiamo migliorare, ma ripeto, nessuno in questo paese vuole mettere il cittadino nelle condizioni, attraverso una giustizia funzionante, di poter farsi riconoscere quei diritti che invece oggi sono concessioni che ci vengono fatte dalla politica, dalla magistratura e dai poteri forti. Quindi o si cambia mentalità o se no, a mio avviso, non c'è nessun... Cioè, qui il piano di resilienza non deve essere un piano economico, deve essere un piano culturale. Se cambiamo o se intendiamo la resilienza come piano culturale, poi viene tutto il resto. Se parliamo di resilienza e quindi ci fermiamo ai 2,5 miliardi, secondo me staremo qui insomma ancora molto tempo. Grazie. Grazie. Vai Nino. Grazie Mauro. Allora a questo punto, come dire, mi riprendo la palla a centrocampo e parto con il mio presidente. Allora, vicepresidente Mazzoni ha fatto, come dire, un discorso ad ampio raggio, come dire, un po' da regista, potremmo dire, sempre per rimanere in tema calcistico. E a questo punto io, presidente, ti chiedo, è un problema di risorse, è un problema di programmazione, è un problema di dotazioni organiche, è un problema di giusto processo, è un po' un problema di tutto, quindi questo PNRR come va? Va bene? Va male? Lo dobbiamo migliorare? Gli avvocati hanno avuto voce, non hanno avuto voce, ne hanno avuto... Cerco di essere ottimista, Nino. Mauro c'ha un po' atterrato, Mauro. È un po' atterrato. Cerchiamo di essere ottimisti. Allora, voce, sappiamo che non siamo stati nelle... Possiamo addebitarla anche a nostri problemi interni più o meno transitori. In realtà io credo che sia un po' lo stile di questo passaggio governativo, in particolare di questo ministro. È un atteggiamento un po' elitario, è un dato di fatto, e quindi non ci sono gli avvocati delle associazioni, delle istituzioni forensi, ma neanche tanto i magistrati, devo dire, delle istituzioni e delle associazioni dei magistrati. Altro messaggio di ottimismo, sì, 2,4 miliardi sono un'inezia, però mettiamola, e questo l'ha detto bene Giovanni, io condivido tutto quello che ha detto prima, io credo che qui il problema non sia tanto quantitativo, numerico, dei soldi che si mettono, ma sia quello dell'avvio di uno stimolo virtuoso, insomma. Allora, qui continuare a buttare dei soldi a pioggia, come appunto diceva Giovanni prima, oppure riuscire ad innescare un meccanismo di trasformazione, ovviamente non si può trasformare tutto, ma di trasformazione in alcuni aspetti vitali della giustizia. Io credo che questo possa essere la prospettiva. Una prospettiva che può riguardare anche i palazzi di giustizia, anche l'edilizia giudiziaria, perché anche lì, se ovviamente facciamo un calcolo matematico dei soldi che servono per dipingere le pareti, non ne usciamo fuori. Probabilmente in una mentalità di trasformazione, magari i palazzi l'edilizia giudiziaria può essere costruita in funzione di questa trasformazione. Che voglio dire, ad esempio, adesso è un problema che riguarda tutti gli uffici, anche i nostri studi, ma poi pensiamo ai grattacieli di Milano che dopo il Covid saranno occupati a metà dalle grandi aziende che li avevano costruiti, perché cambia il rapporto con gli spazi. E anche l'avvento della tecnologia cambia il modo di costruire questi spazi. La cablatura, che è una cosa essenziale, che adesso è assolutamente un optional.
ma cambia anche il servizio che si erano. Guardate, stamattina c'è stata una riunione organizzata dal prefetto di Milano per il patto per Milano. Il patto per Milano è questa iniziativa che la prefettura molto meritoriamente ha portato avanti nel periodo di Covid, per cercare di organizzare la compagine sociale, quindi delle professioni, del commercianti, delle università, eccetera, in modo da far da non appesantire i mezzi pubblici nella fascia oraria del mattino, quando devono essere utilizzati dai ragazzi che vanno a scuola. Beh, stamattina si parlava della, ovviamente pensiamo all'autunno, un autunno che potrebbe essere senza Covid grazie ai vaccini, ma ad esempio non possiamo pensare a quello che abbiamo visto. Noi vediamo il Palazzo di Giustizia di Milano, ha una coda ogni mattina di persone che vengono qui con i mezzi pubblici, eccetera, per prendere dei certificati di carta. Non possiamo pensarlo più questo. È chiaro che la transizione digitale dovrà cambiare questa impostazione. Ovviamente cambierà anche il processo. Allora, entrare nell'idea della transizione digitale che cambia il processo vuol dire esattamente quello che ha detto prima Giovanni. Non fare la riforma del processo partendo dal processo, ma fare la riforma del processo partendo da tutto quello che c'è intorno al processo, dove il processo è quel nucleo centrale di contraddittorio che si fa in qualsiasi causa, che sia civile, penale, amministrativa, tributaria. E facciamo i conti senza l'oste, facciamo le nozze con i fichi secchi, non lo so, perché le trasformazioni sono anche virtuose se si fanno bene dal punto di vista economico, perché quello che tu riesci a fare trasformando poi lo guadagni. Adesso non voglio evocare degli esempi storici ed economici che sono anche un po' lo spauracchio del lavoratore in genere in qualsiasi età del mondo, però quando c'è stato l'avvento dei telai meccanici è stato un costo per la società. Sicuramente si è prodotto molto più materiale, il servizio ha prodotto molto di più. Sicuramente si è abbattuto la manodopera, il numero della manodopera e quindi anche quel costo. Allora quella manodopera ovviamente è cresciuta e si è ricollocata nell'ambito di una società che evolveva e passata attraverso la rivoluzione industriale, scusate se poco. Beh, noi stiamo passando anche noi attraverso una rivoluzione, e questa rivoluzione deve portare a far sì che le cancellerie non siano più come adesso, ma nessuno di noi può pensare che nel 2050 le cancellerie saranno come adesso. E allora si tratta semplicemente di concentrarsi un attimo e dire, beh, cambiamole prima del 2050, cambiamole per il 2026, perché c'è un piccolo particolare, che questi soldi, pochi, molti, forse meglio se sono pochi. Perché meglio se sono pochi? Perché poi li dobbiamo restituire, ma non li dobbiamo restituire noi, non li devo restituire io, li dovrà restituire i nostri figli. Quindi noi abbiamo, ed è l'idea che tiene in piedi questa cosa, per cui cioè, un'iniezione di ottimismo non è una concessione che dobbiamo fare, ma è uno stato d'animo obbligatorio in questo momento, perché altrimenti noi lasciamo una bella fregatura ai nostri figli. Io credo che l'avvocatura in questo momento debba trovare, più che riuscire a mettere persone dentro le commissioni, io credo che debba trovare un modo di sintonizzarsi con questa idea di Italia che riparte, e quindi modellare un concetto di avvocatura che riparte, quindi avendo l'idea di una giustizia che si trasforma sotto la nostra supervisione e, se possibile, anche con il nostro contributo intellettuale, in modo che la nostra attività di sentinella consentirà di non disperdere quel nucleo centrale del processo dove si tutelano i diritti
e si lavora sui famosi tempi morti di cui parlava Walter Militi prima, e ad esempio il congresso, che è un congresso che, come sappiamo, a luglio sarà molto ristretto perché ci saranno poche ore per parlare, però potrebbe essere l'occasione, invece di disperderci in mille rivoli, di riuscire a licenziare un documento di una piattaforma, come dire, prima che programmatica mi verrebbe da dire veramente intellettuale, con cui l'avvocatura si sintonizza su questa situazione di cambiamento che facciamo non solo per noi, ma anche per i cittadini, soprattutto per i cittadini. Antonio, direi che riprendo io, così poi cambiamo gli interlocutori e tornerei da questo punto dal presidente di Cassa Forense. E il tema della sostenibilità della Cassa è un tema assolutamente fondamentale e secondo me si lega tanto alle nuove riforme, in generale al recovery plan. Io, anche lì ho avuto modo di analizzare l'ultimo rapporto Censis che annualmente la Cassa commissiona per dare uno spaccato un po' dell'avvocatura italiana. E devo dire che, ovviamente fermo restando che ci sono ovviamente degli effetti, dei contraccolpi sulla base di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, che ha impattato ovviamente anche la professione forense, io da sempre noto, e secondo me è uno dei temi che ci dobbiamo porre anche alla luce di quello che diceva appena detto il presidente Nardo, cioè sul fatto di avere anche una visione e probabilmente anche una concezione nuova del fare l'avvocato, perché essere avvocati lo siamo tutti. Dobbiamo, secondo me, per certi versi, incominciare ad immaginare un avvocato che non si limiti a fare soltanto il contenzioso o a, come dire, sovrapporre la propria attività professionale unicamente a quella di assistenza giudiziale, ma sia, per così dire, un professionista a tutto tondo. Ora, noi siamo soliti dire ce lo chiede l'Europa. Secondo me in questo momento ce lo chiede lo sviluppo e l'evoluzione della società di essere al passo con i tempi. E la società in questo modo, alla velocità repentina alla quale va, e lo vediamo ogni giorno con i nostri clienti, sia persone fisiche sia imprenditori, che hanno ovviamente una necessità di avere risposte certe, o comunque quelle che possiamo dargli per probabili, in tempi rapidissimi. E quindi io mi chiedo, forse ancora oggi probabilmente in larga parte dell'avvocatura c'è una sorta di ritrosia per tutto quello che non è strettamente connesso all'amministrazione della giustizia nelle aule dei tribunali. Quindi io ti chiedo, perché viene fuori in maniera evidente dall'ultimo rapporto Censis, viene fuori che il fatturato degli avvocati che si lega alla consulenza stragiudiziale e non, come dire, all'attività giudiziale pura e semplice, è sempre molto minoritario. Allora io ti chiedo, una rivoluzione anche culturale che si leghi ad una riforma della professione a 360 gradi può essere un incentivo perché ci sia anche una maggiore sostenibilità dei costi che gli avvocati sostengono per la propria previdenza e quindi consentire, un migliore accesso al sistema previdenziale. In sintesi ti sto chiedendo, l'avvocato neanche del futuro, perché a me interessa l'avvocato del presente oggi, che poi diventerà anche l'avvocato del futuro, deve cominciare a ragionare su due rette che possono essere parallele ma si possono anche incontrare per certi versi, quindi dare più spazio anche alla consulenza stragiudiziale o comunque fare in modo che venga fuori, ma ci torneremo dopo perché vorrò fare una domanda diretta, dare spazio a quella che dovrebbe essere la giurisdizione forense, cioè l'amministrazione della giustizia da parte degli avvocati al di fuori delle aule dei tribunali. Sicuramente sì, Nino. Allora, sull'ultima parte con qualche distinguo, però tu hai prospettato il tema centrale del futuro
della nostra professione, perché proprio quel rapporto Censis che citavi ci ha dato modo di capire come negli anni la consapevolezza degli avvocati riguardo a queste problematiche sia cresciuta. Questo è un punto positivo sicuramente. È cresciuta lentamente, ma lentamente ci sta una condizione da rimuovere, da velocizzare, perché se siamo convinti che la strada sia corretta, forse è il caso procedere più velocemente. Ma comunque, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, questa consapevolezza l'avvocato oggi ce l'ha. Cioè ha la consapevolezza che si deve intervenire su due ambiti. Quelle linee parallele io le modulerei in maniera diversa. Da un lato su una linea metterei l'organizzazione, che significa struttura diversa rispetto a quella che abbiamo immaginato in passato. Questa transizione, per utilizzare un termine di assoluta attualità, è cominciata. Milano ne è sicuramente testimone, ne è l'indice migliore di come l'aggregazione possa portare a risultati importanti, ma è un processo di aggregazione che comunque si sta estendendo in Italia, dove ormai la consapevolezza che mettersi insieme come avvocati, mettersi insieme come professionisti, inserire e agire sul piano della struttura e della condivisione di una struttura multifunzioni, multiservizi, possa offrire tutta una serie di opportunità e comunque possa consentire di ridurre i costi della nostra professione. La struttura organizzativa oggi è qualcosa di sperimentato, abbiamo dei modelli che cerchiamo di guardare con molta attenzione, e anche Cassa Forense sta provando a utilizzare alcuni strumenti che guidino i colleghi in questa direzione con delle misure dedicate. E poi l'altro asse, che fa un po' simile a quello che indicavi, io amplierei, perché al di là della dimensione giudiziale e stragiudiziale, che comunque è un tema estremamente importante, estremamente rilevante, non si può pensare ad una crescita del nostro prodotto interno puntando sul recupero di spazi all'interno della giurisdizione. La giurisdizione ha degli elementi di saturazione abbastanza evidenti e sarebbe miope pensare di riuscire a moltiplicare il nostro fatturato operando nell'ambito giudiziale, che invece è sempre più complesso, al di là delle tematiche di risoluzione dei conflitti che vanno all'esterno della giurisdizione classica. È ridotto perché l'area, sappiamo, l'area delle giurisdizioni inevitabilmente ha risentito in questi anni di una serie di interventi che hanno ridotto quella che è la possibilità per il professionista di operare all'interno della struttura e di avere dei volumi in aumento, ragionando in termini estremamente pratici, estremamente pragmatici, con riferimento a quella che è una delle condizioni nello svolgimento di qualsiasi attività che ha un contenuto economico, cioè quella di avere un reddito grazie all'attività che si pone in essere. Dicevo, al di là del discorso interno e esterno alla giurisdizione, c'è la consapevolezza che l'asse guardare con la massima attenzione, il termine formazione deve essere centrale per la nostra attività professionale, perché formazione significa poter avere quelle competenze in grado di risolvere tutta una serie di problematiche o di conflitti che vengono prospettati. Ma più che avere il titolo per svolgere un'attività, quel titolo che oggi serve solo per l'attività giudiziaria, serve avere le competenze per essere al servizio del cittadino e a supporto dei processi che il mondo intorno a noi ha la necessità di avviare. Avere delle buone competenze è la base migliore per poter offrire la propria attività a supporto e al servizio del cittadino, delle imprese, dello Stato. Allora i temi su cui secondo me l'attenzione di Cassa Forense, in particolare dell'avvocatura, devono essere i temi che riguardano questi due aspetti, che poi si vanno a intersecare. Noi dobbiamo rilanciare su una serie di spazi di mercato che stanno
ovviamente al di fuori della giurisdizione, perché se prendiamo in esame tutto quello che è il fatturato per la consulenza che viene prestata quotidianamente, vediamo come gli avvocati hanno soltanto una piccola parte di quella dell'impero, e in questa maniera devono crescere notevolmente. Tutta una serie di attività sino a ieri, sino ad oggi, vengono ancora delegate a professionalità che non hanno o che non dovrebbero avere la solidità che il nostro bagaglio professionale ci porta ad avere. Però noi ne abbiamo fatto per tanti anni un elemento di valore, dicendo: dal titolo di avvocato discende una sorta di qualità standard, di qualità elevata, una riconoscibilità del nostro sapere. Mettiamoci in testa che non è così, non è più così. Allora questo titolo di avvocato deve essere un titolo che si alimenta continuamente grazie a una qualità della nostra attività che migliora, che aumenta, che ci porta ad aggiornarci, ad acquisire delle nuove competenze. Pensiamo al linguaggio del PNRR. Quanti termini sono identici a quelli che abbiamo trovato sui manuali di studio? Molto pochi, forse nessuno. È chiaro che il nostro vocabolario va aggiornato, la nostra agenda va arricchita. Dobbiamo essere in condizione di capire quali sono le esigenze la domanda, cosa chiede oggi, cosa chiede fra 5 anni, cosa chiederà domani. Dobbiamo anticipare tutto questo, e lo possiamo fare solo se ovviamente dedichiamo alla nostra attività dedichiamo del tempo, dedichiamo la capacità di aggiornarci, di formarci, di essere molto più preparati, molto più solidi. E noi dobbiamo utilizzare degli strumenti che ci vengono dati in questo momento e delle opportunità che ci vengono date. Come cassa ne abbiamo messi in campo alcuni, altri li possiamo immaginare, come andare a intervenire sulle certificazioni di qualità, che poi sono un modo per alzare un po' l'asticella del singolo avvocato. Pensare per un avvocato una certificazione di qualità anni fa era impensabile. Oggi tante strutture ce le hanno, però queste strutture che hanno la certificazione di qualità si sono messe in gioco, devono mettersi in gioco, devono riuscire a dare un messaggio all'esterno che non è quello: io sono bravo, ma io posso essere bravo, ma ti do la possibilità di capire come si svolge la mia attività professionale, come si declina all'esterno e come può essere misurata la qualità del mio operato. Ecco perché, come cassa, una delle idee che potremmo provare ad attuare nel futuro prossimo è quello di puntare a questo aspetto e di fornire ai colleghi alcuni strumenti per migliorare la loro presenza nell'attività professionale, intervenendo, come l'ente può fare, sul piano dei costi per cercare di ridurre quello che è il peso del singolo avvocato, per avere una struttura migliore, per avere una possibilità di aggiornamento migliore, per essere più competitivo e per poter destinare i propri introiti professionali al pagamento della previdenza, il che significa, da un lato, risparmiare sui costi per poter investire sul proprio futuro previdenziale. Antonio, io ti darei la parola a questo punto. Me la prendo subito, prima però devo disattivare l'audio ancora. Sono uno di quelli che ancora non è riuscito ad abituarsi alla disattivazione, agli audio attivati e disattivati. Nino, noi nella nostra scaletta c'era una domanda sulla digitalizzazione, però ti confesso che mi è piaciuta moltissimo la domanda che tu hai rivolto a Walter, e credo che possa essere una domanda interessante anche per gli altri relatori, ed in particolare per Giovanni Malinconico. Questa rivoluzione culturale nell'avvocatura di cui ha parlato Nino, che corrisponde, diciamo, ad una evoluzione della società accelerata senz'altro dal Covid, dall'emergenza sanitaria, dalla situazione in cui più o meno tutti noi ci siamo trovati. È effettivamente una rivoluzione culturale destinata anche a breve termine a cambiare il volto dell'avvocatura,
oppure no? E una domanda che rivolgo a Giovanni, ma che mi piacerebbe rivolgere a tutti. Le specializzazioni forensi, sappiamo che il regolamento sulle specializzazioni è definitivamente entrato in vigore a dicembre del 2020, possono contribuire in modo significativo a cambiare il volto della nostra professione nei prossimi anni? Grazie Antonio. Allora, la questione è sicuramente culturale, come ha detto molto bene Walter, è sicuramente di comprendere, però anche di inquadrare correttamente cosa sia strumento e cosa sia invece utilizzazione dello strumento, quali siano scelte di breve periodo e quali scelte strategiche. Nel formulare la domanda a Walter, Nino ha fatto espresso riferimento, per esempio, a quelli che, con un'espressione che io ritengo assolutamente infelice, furono definiti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Quell'espressione alternativi, ecco perché il problema è anche culturale, ha creato un enorme cortocircuito che ci ha impedito di coglierne l'essenza, il senso e le potenzialità. La giustizia complementare, come la chiamiamo adesso, in realtà è uno strumento, non è né più né meno che uno strumento. Io faccio un esempio nella mia specifica materia di attività professionale. Io sono un amministrativista. Io posso dire che il nostro strumento di, tra virgolette, risoluzione alternativa è tutta la fase procedimentale che precede l'emissione del procedimento. A nessun amministrativista serio viene in mente che quello possa essere alternativo alla tutela giurisdizionale. Quello è un passaggio che va gestito con accortezza, con intelligenza e con misura. Magari in quel passaggio tu dai il risultato che il tuo assistito aspetta, magari no, gestisci quel passaggio in funzione della vicenda processuale che potrebbe seguire. Ecco, noi questa prospettiva funzionale dello strumento non l'abbiamo mai avuta, non abbiamo colto il senso e l'essenza e ci siamo avvitati in una grande questione, come se la giustizia complementare dovesse essere vista in antitesi o come fatto alternativo appunto alla giustizia. Quindi è evidente che il problema è culturale, ma è anche evidente che per poter attuare una strategia, per poter immaginare e attuare una strategia, non basta disporre degli strumenti, occorre prima di tutto conoscere il quadro generale di riferimento, e Cassa Forense sono molti anni che fa la sua parte in questa direzione, perché ci offre il quadro di riferimento dell'avvocatura in relazione alla sua capacità, alla sua composizione reddituale, composizione di genere e via discorrendo. Ma per una strategia vera di profondità e di prospettiva da parte degli altri organismi di governo dell'avvocatura, ma anche da parte degli avvocati, manca un pezzo. All'avvocatura manca ancora, e non è compito certo di Cassa questo, come organismo stiamo andando in questa direzione, manca un'analisi delle linee di sviluppo della società e dell'economia che indicano dove l'avvocatura deve andare a cercare la domanda di tutela giudiziaria. La domanda di tutela, diremmo se volessimo volgarmente parlare di clienti, dove è la clientela, se non che la nostra clientela è appunto la domanda di tutele. E in una società in grandissima trasformazione, non dotarsi di questi strumenti è letale perché gli organi di governo, gli organismi di governo dell'avvocatura vanno a senso a dir di sì o di no all'interlocutore politico, al decisore politico, al governo, al Parlamento, ma non scelgono in funzione di quello che è una consapevolezza strategica complessiva quali scelte privilegiare rispetto a quali altre. Ma nello stesso tempo anche gli avvocati non sono orientati. Diceva molto bene Walter quando diceva che il problema culturale è anche un problema di adeguatezza dell'avvocatura al compito che rivendicano. Noi abbiamo sancito in modo molto enfatico al congresso di Catania il ruolo costituzionale dell'avvocatura, ma la domanda di fondo è: l'avvocatura in Italia 2021 è in grado di sostenere quel ruolo che abbiamo enfaticamente sancito? E allora qui ci sarebbe da domandarsi, primo, come funziona il sistema di accesso, secondo, come funziona il sistema di formazione continua, e terzo, qual è l'elemento della chiave di volta di chiusura del sistema, che succede se il singolo avvocato non sia
adeguato al compito che ha rivendicato. E ne viene fuori il quadro di un'avvocatura che ha tanta strada da fare. Allora, il problema delle specializzazioni, anche lì, è uno strumento. Le specializzazioni sono sicuramente uno strumento, nel senso che gli avvocati potrebbero spendere la loro specializzazione, e sappiamo che specialmente per alcuni tipi di investitori avere, che ne so, la certificazione di qualità a cui faceva riferimento Walter, o la certificazione di specializzazione a cui Antonio facevi riferimento tu, può essere utile. Ma il problema è che la devi spendere laddove c'è la domanda di tutela giudiziaria, altrimenti non ne fai nulla. Ed allora è evidente che la strada da fare dell'avvocatura per entrare nel suo tempo, in questo tempo, è lunga, anche perché noi siamo abituati a pensare a una società che dal punto di vista della domanda di tutela è sempre immutabile. Ma noi siamo in un tempo in cui, se ci fate caso, i giovani che escono dalla scuola dell'obbligo, dal liceo e anche dall'università sono meno strutturati. Ma io non ne faccio una critica, io ne faccio una constatazione per dire perché sono meno strutturati. Perché hanno bisogno di duttilità per stare dietro a un tempo in trasformazione continua. E noi invece vorremmo pensare a un'avvocatura che guarda ancora al proprio ruolo, cercando di mantenerlo fermo senza domandarsi di quel ruolo cosa vada assolutamente preservato, perché è intrinseco alla sua funzione nel sistema, e cosa invece necessariamente deve evolvere. Io credo che sia questo il punto vero su cui interrogarsi quando ci volgiamo dalle riforme sul sistema giustizia alla adeguatezza dell'avvocatura ad affrontare il suo tempo. L'avvocatura probabilmente deve fare molto al suo interno per affrontare il suo tempo in questo senso, altrimenti noi ci preoccupiamo semplicemente di corrispondere e rispondere ad esigenze contingenti, ma non siamo noi gli artefici del nostro futuro. Il grande passaggio culturale è questo, quello di diventare artefici del nostro futuro. Per far questo però occorre una capacità di dialogo e un mettersi in gioco che probabilmente negli ultimi anni è venuto meno. Io voglio fare un'analisi in un terreno un po' scomodo. Io credo che tante diatribe all'interno dell'avvocatura hanno creato una remora a manifestare con gli interlocutori il proprio dissenso. Noi in organismo congressuale ne stiamo parlando tanto di questo. Per esempio, proprio per la giustizia complementare abbiamo voluto invertire il metodo. Noi riteniamo che il dissenso vada manifestato proprio nei confronti del soggetto da cui si dissente, perché questo veicola idee, veicola consapevolezze, perché il dissenso in sé è portatore di grandissimo valore. Solo che in un clima di generale diffidenza ciascuno tiene il proprio dissenso per sé e o lo utilizza nella propria prospettiva oppure non lo veicola a una crescita comune. Credo che il vero passaggio culturale che l'avvocatura deve fare, almeno che tutti coloro che concorrono alla governance dell'avvocatura, mi riferisco sicuramente alla componente istituzionale, alla componente politico-forense dell'organismo congressuale del congresso, ma anche alle associazioni, lo sforzo che occorrerà fare necessariamente, ma da subito, ora, in questo momento, in questi giorni, è quello di dirsi le cose, di affrontare le cose su cui non si è d'accordo, piuttosto che sperare che poi si può far prevalere la propria idea su un altro tavolo e andare poi insieme in una direzione che è quella che risulterà da questo confronto. Se noi, per esempio, per la sessione congressuale di luglio sapremo adottare questo sistema e questo metodo, probabilmente metteremo l'avvocatura in una posizione di maggior capacità a fronteggiare il proprio tempo. Grazie a Giovanni Malinconico, che ci ha dato quindi uno spaccato interessante dal punto di vista dell'OCF. Probabilmente, sulla base delle tue ultime parole, mi viene in mente che probabilmente ci dovrebbe essere un recovery plan per certi versi anche per l'avvocatura e per un po' per la struttura che porta avanti questi temi. E a questo punto io tornerei da Mauro Mazzoni, visto che stiamo affrontando, come dire, un po' a volo d'uccello il tema delle specializzazioni, che rientra un po' nella visione del nuovo mondo dell'avvocatura. Io, come dire, ritengo che rientri il tema delle specializzazioni in questo ampio quadro in cui l'avvocato si proietta verso il futuro, che poi, come dicevo prima, in realtà è già il presente. Io credo che le specializzazioni debbano essere viste come un'opportunità e
considerato che non sono state inquadrate normativamente come un obbligo, come dire, mai lo saranno. Ecco, sia le specializzazioni che un po' la giustizia, che devo dire Giovanni Malinconico correttamente ha detto non definiamola alternativa, perché io credo che la giurisdizione forense amministrata dagli avvocati sia una grande parte del futuro della professione degli avvocati, perché dobbiamo anche avere la capacità di proiettarci non al domani ma al dopodomani. E sicuramente il mercato legale, perché quello per certi versi sta diventando, si proietta soprattutto verso una consulenza degli avvocati che a un certo punto sconfinerà sempre di più nello stragiudiziale. Quindi Mauro, io ti chiedo, da questo punto di vista, come la vedi, come pensi che la riforma prospettata dalla Commissione Luiso, che poi capiremo in che termini questi emendamenti verranno ridiscussi, modificati e quant'altro, come, perché c'è sicuramente una grande propensione verso gli strumenti che sono, come dire, paralleli, ecco, io li chiamo paralleli, non alternativi alla giurisdizione ordinaria. Come vedi, diciamo, questa compresenza di riforma del processo, che devo dire la verità, per certi versi fa temere per le garanzie dei singoli cittadini, soprattutto per la compressione dei tempi, e lo spazio dato, a mio avviso giustamente, anche se c'è bisogno di qualche, come dire, piccolo aggiustamento a tutti gli strumenti che vanno al di là delle aule di giustizia. Antonino, allora, velocemente, io insomma, ho un po' una visione romantica. Ritengo che il processo sia uno strumento o una forse attività che gli avvocati debbano custodire gelosamente. Io quando vedo che il processo in qualche modo penale, civile, comunque si sgretola per poi perdersi in mille rivoli, sono un po' preoccupato, perché la giurisdizione, a mio avviso, è quella che giustifica il ruolo che l'avvocato ha. Quindi noi possiamo e dobbiamo anche ovviamente fare in modo che l'avvocatura abbia la possibilità di poter svolgere la propria attività anche in ambiti diversi, però io sono un geloso custode del processo, ovviamente penale, insomma, ma anche nell'ambito civile. Io credo che l'avvocatura debba fare in questo momento uno sforzo soprattutto per recuperare alcuni ruoli che anche come prospettiva di lavoro, anche nell'interesse di Cassa Forense, che abbiamo perso. Io credo che noi siamo la professione più invasa da soggetti estranei che svolgono questa professione. Oggi magari difficilmente qualcuno pensa di chiedere un parere medico ad un amico qualsiasi, però è molto probabile che un parere paralegale ad un amico che a sua volta ha un amico avvocato qualcuno lo chieda, e questo ovviamente crea un problema. Perché? Perché a mio avviso, al di là del fatto che gli avvocati possono avere un ruolo nella giustizia complementare, noi dovremmo rivendicare altri tipi di spazio, perché io sono ovviamente assolutamente a favore della separazione non solo delle funzioni ma anche delle carriere dei magistrati, e quindi vedere gli avvocati che la mattina fanno i giudici e il pomeriggio fanno gli avvocati, insomma, mi sembrerebbe un pochettino contraddittoria. Però alcune attività, per esempio l'emissione del decreto ingiuntivo, secondo me oggi è un'attività che l'avvocato può fare, è un'attività che può essere affidata all'avvocato senza che l'avvocato si trasformi in giudice.
perché ovviamente l'emissione del decreto ingiuntivo ha tutta una serie di garanzie successive. La possibilità di stipulare dei contratti anche di compravendita, magari sotto una certa soglia, è attività che gli avvocati possono fare e che debbono rivendicare e che non stiamo rivendicando. Nell'ambito del diritto di famiglia ci sono settori, ambiti, dove l'avvocatura, senza trasformarsi in giudice, senza trasformarsi in para attività giurisdizionali, può avere un ruolo, può avere un ruolo professionale, può avere anche di conseguenza e può diventare una risorsa economica. E quindi io guarderei più a queste, guarderei più a salvaguardare la nostra professione. Voi lo sapete meglio di me, noi siamo invasi da società commerciali che svolgono attività direi neanche tanto celata, di natura forense, che dovrebbe essere riservata esclusivamente agli avvocati. Noi siamo un paese dove basta accendere la radio e tu trovi una infinità di pubblicità dove ti dicono: ma cosa, devi recuperare un credito? Ma non andare dall'avvocato, e figura di quello, ci mette tanto tempo, poi ti chiedi i soldi. Vieni da noi siamo i più bravi del mondo, in 15 giorni, 20 giorni ti facciamo recuperare il credito, ti facciamo dare anche gli interessi. Ecco, queste società in un paese serio andrebbero chiuse, non andrebbero portate all'attenzione del cittadino, perché quello è un danno per il cittadino ed è un avvilimento della professione dell'avvocato. Aggiungo, sulla responsabilità medica e sanitaria in questi anni, noi siamo riusciti, lo dico come paese ovviamente, a far proliferare una serie di società squisitamente commerciali. Poi dopo forse, quale ultimo anello di questa società, magari ci sarà anche un avvocato, ma in questi decenni tutto l'evolversi della responsabilità sanitaria, con tutti i problemi che questo ha comportato, è stato gestito da società commerciali. Anche lì accendi la radio, hai avuto un problema con il tuo chirurgo, con il tuo medico, vieni da noi, ti faremo ridare i soldi, ti faremo rifare l'intervento e più un risarcimento. Questo non va bene, cioè questo vuol dire che l'avvocatura sta tentando di trovarsi altri ambiti, ma ne sta lasciando invece, consapevolmente o inconsapevolmente, non lo so, molti altri dove invece le risorse anche economiche dovrebbero spingerci. Chiudo, perché non voglio non rispondere, almeno per quanto mi riguarda, al discorso delle specializzazioni. Sarà qualcosa che trasformerà gli avvocati? Sì, forse, ma davvero tra tanti anni. Oggi faccio per dire quanto la specializzazione, secondo me, è qualcosa che noi stiamo vivendo ancora in fase embrionale. Considerate che la legge, le specializzazioni sono previste nella 247 del 2012, poi sono partite nel 2014, siamo nel 2021 e di fatto a quasi 10 anni dall'entrata in vigore di quella legge che dava le specializzazioni come una rivoluzione, ne stiamo iniziando a parlare oggi, ma addirittura mancano alcuni decreti attuativi. Quindi sì, in prospettiva può esserci questa, non vedo nell'immediato, nelle specializzazioni, una grande prospettiva. Dobbiamo, a mio avviso, è vero, guardare il più possibile là, progettare i tribunali del futuro, progettare le cancellerie. Io sono felicissimo, però dobbiamo mantenerci davvero con i piedi per terra, perché l'avvocatura in questo momento è in grande difficoltà. L'avvocatura oggi ci chiede di poter portare avanti con competenza e con dignità una professione che davvero è a rischio.
Altrimenti noi magari tra 30 anni troveremo il vaccino, ma nel frattempo il paziente è morto. Quindi cerchiamo di essere molto più concreti. Per esempio, e chiudo, il DM 55-2014 sui compensi, bisogna parlarne, perché sono cose concrete. Quindi io davvero in questo momento di grande difficoltà vedo, incontro tutti i giorni i colleghi, e nessuno mi dice mannaggia, questa mattina ho due udienze in presenza, oddio come faccio. A me tutti dicono: io non ho più udienze. Allora noi dobbiamo capire, possiamo anche fare il processo più bello, possiamo anche fare tutte cose futuribili, però l'avvocatura di oggi, alla quale anche dobbiamo rispondere, ci chiede di affrontare queste questioni, perché altrimenti non è che troveremo un altro processo, troveremo un altro processo dove l'avvocatura probabilmente sarà altra cosa o non ci sarà più. Oggi sono molto pessimista, come vedete, però secondo me è giusto insomma affrontare anche queste questioni di attualità. Grazie Mauro, una battuta consentimela. È vero che di specializzazioni si parla già nella legge professionale che è stata approvata nel 2012, e oggi siamo al 2021, ma è anche diciamo mancano ancora decreti attuativi. Ma è altrettanto vero che se l'avvocatura, ogni volta che si fa un regolamento sulle specializzazioni, lo impugna al TAR e lo fa annullare, probabilmente di specializzazioni, no, se andiamo avanti a forza di ricorsi di specializzazioni, Antonio, è vero quello, ma lì è stato il Consiglio di Stato, cioè noi abbiamo impugnato, poi il Consiglio di Stato ha detto: ma guardate che se al Ministero non siete capaci di fare un regolamento, forse è il caso che, ecco, se i magistrati, invece di stare al Ministero a fare regolamenti di cui non sono capaci, stessero negli uffici giudiziari a fare sentenze. Non so se è meglio se a quel punto fargli fare le sentenze, però insomma, va bene, basta. Antonio, scusami, su questa questione, giusto per dare un senso all'intervento, anche all'approccio strategico, ma la domanda è: ma è materia da regolamento? Cioè, noi abbiamo una legge professionale che ha delegificato e quindi demandato al potere amministrativo delle questioni che sono strategicamente prioritarie per la professione forense. Alcune delle questioni che sono nel regolamento erano materia da legislazione, da normazione primaria, così come è un assurdo che le tabelle, cioè il modo in cui i tribunali vengano organizzati, siano regolamentate da un regolamento del CSM. È materia da legislatore, non è materia da regolamentatore. Ed è questo un approccio strategico. Sì, sì, su questo sono pienamente d'accordo, Giovanni. Sulla questione delle specializzazioni, però, mi piacerebbe conoscere l'opinione di Vinicio. Le specializzazioni possono contribuire a dare diciamo uno slancio a questa rivoluzione nell'avvocatura, sempre che di rivoluzione nell'avvocatura si possa parlare, Vinicio? Ma io credo che la risposta non possa essere che affermativa, conseguenziale a quello che abbiamo sentito fino adesso, perché si è parlato dell'avvocato di qualità, che adesso non è più così, e quindi si è parlato di queste società di commerciali che si sovrappongono all'attività dell'avvocato. È chiaro che tutto questo deriva da un appannamento della figura dell'avvocato, che è un appannamento che consegue al cambiamento della società, perché l'avvento dei social, ma ancora prima l'avvento di internet, ha fatto sì che quello che era un villaggio è diventato un villaggio globale che comprende tutto il mondo. Per cui il discorso della passaparola, della conoscenza personale, è andato a farsi friggere. Allora il rischio per l'avvocato è che proprio si perda questa associazione, questo assioma avvocato uguale qualità. Se l'avvocato non è un uomo senza qualità, come quello di Musil, non c'è bisogno dell'avvocato. E allora, ho parlato prima della cancelleria del 2050.
Parliamo dell'avvocato del 2050, sarà come adesso? No, sarà sicuramente specializzato, perché nel frattempo la società si è ancora più evoluta e quindi cerchiamo di farlo prima del 2050. Ha ragione Giovanni a dire che sarebbe materia da norma primaria. Qui non so quanto sia colpa degli avvocati o di un Parlamento che a un certo punto ha smarrito la bussola e non è stato in grado di fare una norma primaria come si deve, e quindi già è stato per la compagine sociale interessata a quell'atto normativo, già è stata una conquista avere un atto, un principio di atto, poi dice almeno sì, questa almeno è una lettura che si può dare di quello che è successo. Certo è che i nostri saranno bravi, non saranno bravi quelli che fanno i regolamenti, eccetera. Però se noi mettiamo lo sgambetto a chiunque si muova, è chiaro che finiamo inevitabilmente a terra. Allora, a proposito del discorso che facevo prima di arrivare a un congresso dando un'idea, io credo che sulle specializzazioni l'avvocatura debba pronunciarsi, semplicemente debba dire se vuole specializzazione o non le vuole. Poi francamente, se le vuole, chi se ne frega del Consiglio di Stato? E se le vuole, se viene fuori con una voce unitaria e non con messaggi contraddittori per cui un ordine tira per farle e un altro ordine tira per affossarle, chiaramente anche chi è il titolare, chi scrive la norma primaria, si dirà qua ci vuole, perché c'è un'unanimità di richiesta, perché poi la politica percepisce le richieste. Allora non diamo la colpa agli altri, la colpa è tutta e solo nostra. E questo è sicuramente un dato. La specializzazione va di pari passi col tipo di avvocato. Tutti noi siamo dei grandi romantici, siamo dei romanticoni, mi verrebbe da dire. E quindi siamo innamorati della nostra figura di avvocato che siamo stati e che ci hanno raccontato, e che è una figura di avvocato che ancora magari interpretiamo nell'essenza, e che quindi di cui capiamo l'importanza. Ok, dopodiché noi dobbiamo tutelare questa essenza, e poi se la società corre, vuole la certificazione di qualità. Guardate, la certificazione di qualità, io mi ricordo, Antonio, io sono stato iscritto all'AGAM, a Milano si chiama AGAM, quando ero giovane ero iscritto all'Associazione dei Giovani Avvocati, e mi ricordo che in una conviviale una sera venne uno che parlava delle certificazioni ISO 2001, mi pare che fossero allora, no forse era anche prima perché già non ero più tanto giovane. E adesso la certificazione probabilmente via via, allora francamente non prese piede, tranne in quegli studi che sono aziende. Forse adesso sta cambiando la cosa, però ecco, non vorrei confondere la specializzazione, che è un fatto che attiene alla materia trattata, con la certificazione, che è un fatto di organizzazione aziendale che riguarda gli avvocati come può riguardare chiunque. Francamente, chiaramente quando parliamo della specializzazione parliamo della nostra carne viva. Quando parliamo della certificazione parliamo di qualcosa che probabilmente diventerà necessario, perché il cliente appunto nel villaggio globale non viene da te perché hai difeso sua zia, ma perché ad esempio gli interessa capire che studio sei. In America il cliente sceglie lo studio se fa del pro bono, oppure se c'ha una se rispetta il genere al suo interno, o se rispetta l'equilibrio razziale, quindi la provenienza, per tutte queste cose qui. E questo attiene al mondo che cambia. Noi quello su cui dobbiamo essere attenti è sulla nostra essenza.
A questo proposito, io vorrei dire questo, per quanto riguarda questi, le due commissioni, io ho letto, come forse tutti, il rapporto della commissione Lattanzi e mi sono soffermato sulla prima parte. Ora, anche questi rapporti, noi li dobbiamo considerare per quello che sono. Sono delle, intervengono, giustamente, c'erano dei disegni di legge in Parlamento e quindi si danno come regola di intervenire emendando quei disegni di legge. Quei disegni di legge non è che sono solo di un governo di prima, che prima era giallo-rosso, poi era giallo-verde, poi è diventato giallo-rosso, eccetera. Sono i governi della sono i disegni della preistoria, perché sono i disegni di prima del Covid. Ad esempio, lo dico perché, finisco subito, guardare la prima parte del lavoro sul processo penale che attiene alle notifiche, che attiene ai depositi, che attiene a tutto ciò che è il processo penale telematico, è molto istruttivo. È molto istruttivo perché con criteri di legge delega, quindi senza fare delle norme precise, però detta dei principi che ti indicano verso dove si va. Io poi quella relazione Lattanzi contiene le cose che io avverso per quanto riguarda l'appello e per quanto riguarda altre cose, non parliamo della prescrizione. Però su questo ti dice ci deve essere il fascicolo virtuale, cioè la virtualità del fascicolo processuale in ogni stato e grado, ok? Ti dice ci deve essere l'obbligatorietà del deposito telematico, cioè sembra niente, ma guardate che noi nel giro di un anno siamo passati dalla facoltatività del deposito telematico con la PEC eccetera ad una obbligatorietà di prospettiva con facoltatività attuale che è contenuta nei vari decreti legge che si sono succeduti nel Covid, adesso con una regola che dice obbligatorietà e basta. Sentendo il CSM e il CNF si individuano degli uffici, possono individuare alcuni uffici giudiziari dove c'è necessità di un periodo di facoltatività. Ad esempio, molti avvocati, io lo so, che sono contrari a questi passaggi drastici perché cercano il doppio binario, perché dicono ed hanno ragione che la struttura non regge in questo momento, ma se noi non ci diamo degli obiettivi che ci vincolano, tradotto in termini, se non ci buttiamo in acqua, anche se non sappiamo tanto bene nuotare, noi non nuoteremo mai e purtroppo abbiamo bisogno di nuotare se vogliamo restare a galla. Stop. Grazie Vinicio. Allora Nino, riprendo io il giro con Walter. Una battuta che vuole davvero essere soltanto una battuta. Vinicio è un uomo coraggioso, se vuole portare il tema delle specializzazioni al congresso e vuole far esprimere l'avvocatura sulle specializzazioni. Io, siccome sono un grande sostenitore delle specializzazioni, eviterei di portarla come mozione congressuale perché ho paura del risultato. Però sarebbe chiaramente già meglio morti che azzoppati. Va bene, va bene. Allora riprendiamo da Walter. Walter, diciamo, tra le riforme contenute nel recovery si parla anche di riforma dell'ordinamento giudiziario. In realtà se ne parla in modo abbastanza superficiale, nel senso che si fa riferimento alla necessità di una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non si dice molto altro. Anche su questo il governo è al lavoro, ci sono anche tutta una serie di tensioni politiche sull'argomento, anche piuttosto attuali. Qual è, diciamo, la tua idea al riguardo? Io, diciamo, mi permetto di ricordare che sei stato presidente dell'AIGA nazionale e che l'AIGA
su questo tema da sempre sostiene la necessità di arrivare ad una separazione delle carriere, di cui nel recovery non si parla perché si dice è una riforma costituzionale, quindi non può essere contenuta nel recovery, però la mia idea, per esempio, è che non si possa parlare di riforma dell'ordinamento giudiziario se non si decide di affrontare la questione della separazione delle carriere. Ti chiedo una valutazione, un'opinione al riguardo. È difficile dare un'opinione partendo da un singolo aspetto, perché qualsiasi aspetto, a cominciare dal tema della separazione delle carriere, è un aspetto fondamentale. Io mi occupo da avvocato di diritto penale, svolgo questa attività da tanti anni, ovviamente ho avuto modo di elaborare delle riflessioni sul tema, però rischieremmo di rendere centrale una delle questioni ordinamentali fondamentali e tralasciare le altre, perché poi il dibattito si incanala lungo questo asse e si trascurano tutta un'altra serie di elementi. Io credo che la richiesta dell'avvocatura debba essere quella di una riforma di sistema, una riforma complessiva, evitare gli interventi su singole tematiche, gli interventi su singole parti del comparto, scusate il bisticcio di termini, perché riforma organica significa avere di fronte a sé il piano di un funzionamento complessivo di sistema. Se usciamo da questioni su cui l'attenzione si fonda per poi far sì che vengano esasperate alcune questioni e magari è l'occasione per non toccare nulla, secondo me facciamo un passo in avanti e decidiamo una volta per tutte di intervenire su tematiche più generali. Io ho avuto modo di partecipare dall'esterno, perché stando in cassa forense, per carità, sia avvocati si hanno delle opinioni, si esprimono delle opinioni, però credo si debba rispettare quello che è il lavoro e l'attività dei soggetti che sono preposti a questo, che hanno avuto un incarico specifico da parte dei colleghi, siano essi nelle istituzioni, siano essi nelle associazioni. Noi abbiamo avuto l'incarico di provare a tenere i conti della previdenza in ordine, immaginare riforme di sistema. E questo è il dato centrale, riforma di sistema come quella che stiamo pensando per quanto riguarda la nostra previdenza, perché ci rendiamo conto quando diventiamo legislatore che è più semplice intervenire e correggere una discrasia o quella che sembra una discrasia, e magari si omette di intervenire sul piano generale col risultato di causare degli scompensi. Io perciò credo che tante cose che l'avvocatura ha detto in questi anni e che sta ribadendo in questi giorni siano estremamente importanti, ma la cosa più importante è evitiamo gli interventi spot, gli interventi tampone, evitiamo di entrare in un piano di discussione in cui la contrapposizione, che non ha nessuna ragione di esistere tra magistratura e avvocatura, magari sì, questa contrapposizione si esalta perché si prende lo spunto per cercare di rispondere a quello che viene percepito come un attacco. È fondamentale nella vita di un sistema l'autonomia della magistratura, che è un valore da preservare. Poi all'interno della magistratura c'è il valore autonomia, ma ci sono tutta una serie di aspetti di regolamentazione del corpo della magistratura che invece vanno disciplinati probabilmente in maniera diversa da quanto accade oggi. Ma lo stesso valore è quello del contributo dell'avvocatura alla giurisdizione. L'avvocato sta in Costituzione, ma deve stare in Costituzione, deve stare nell'attuazione pratica di tutti i processi di riforma. Questo secondo me è il primo valore fondante che dobbiamo recuperare e provare ad agire secondo le rispettive competenze. Voglio solo operare una cosa, perché non vorrei aver esposto male un concetto del quale sono fermamente convinto, cioè il valore della formazione, dato la sensazione di confondere
specializzazione con certificazione di qualità. I piani sono assolutamente diversi. La certificazione di qualità agisce sul piano dell'organizzazione dello studio. Tutto il resto, il valore fondante della nostra formazione, innegabilmente non può essere misurato con quello strumento. Riprendo quello che aveva detto Vinicio per riaffermarlo come concetto che va esaltato. E proprio esaltando questo concetto, il nostro sapere specifico, il portato della nostra esperienza, che noi a questo processo possiamo collaborare. Sul tema abbiamo verificato quali siano le strutture, i disequilibri che si generano, e immaginare i correttivi, secondo me, è fondamentale per dare una risposta che non solo il cittadino ci chiede, ma che ci chiedono anche le altre democrazie europee, ci hanno chiesto negli anni. Non inserire questo tema in agenda significa allungare questo processo di riforma sistematica che evidentemente non vedrà mai la luce. Credo che il momento sia propizio per uno sforzo di questo tipo. L'avvocatura ha sofferto in questi ultimi anni, ha sofferto molto. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, c'è una sorta di sentiment che oggi forse mostra un piccolo trend di recupero, ma in passato è stato veramente molto basso. E questo oggi riguarda anche la magistratura. Tutte le recenti vicende hanno portato il cittadino a ripensare seriamente a tutta una serie di idee e di consapevolezze che magari nel tempo si erano attestate. Allora, utilizzare questa fase di verifica e di riaffermazione dei concetti di giurisdizione per provare a esaltare al massimo la giurisdizione, riaffermando il valore e l'utilità di magistratura e avvocatura all'interno della giurisdizione, ripensando al sistema stesso, credo che sia una buona opportunità che magari con le norme attuative del Recovery Plan, col PNRR, non c'entreranno moltissimo, non c'entreranno direttamente moltissimo, ma il principio di fondo che viene riaffermato in qualsiasi sistema di regole è che senza il funzionamento della giustizia qualsiasi democrazia non è in condizione di sopravvivere. Allora, recuperare questo valore ripensando anche a tutta una serie di regole e di ruoli credo sia estremamente importante. Grazie, grazie Walter. Dato degli spunti di riflessione molto importanti, quindi facevi pensare proprio quando hai parlato del sentiment un po' della società sul tema giustizia. Ecco, io penso che su questo tema ci sia tanto da lavorare, perché la giustizia è l'architrave di ogni ordinamento democratico, e quando i cittadini perdono, come dire, fiducia nella giustizia, nell'amministrazione della giustizia, si accende un campanello d'allarme mica da ridere. Quindi, secondo me, quanto diceva anche la ministra Cartabia in una delle sue prime interviste, parlava di patto per la giustizia, come dire, secondo me è un concetto da sviluppare, da coltivare con attenzione, perché o tutte le componenti della giustizia, e quindi parlo sì della magistratura, parlo dell'avvocatura, ma parlo anche, come dire, del personale amministrativo, tutti i meccanismi del sistema giustizia, come dire, collaborano ad un'unica piattaforma, o avremo difficoltà, come dire, con buona pace della digitalizzazione, delle piante organiche, dell'edilizia giudiziaria. Bisogna un po' mettersi a ragionare tutti insieme. Quindi io a questo punto chiederei a Giovanni Malinconico, la sua qualità di coordinatore dell'organismo congressuale forense, quindi diciamo dell'organismo che si occupa della politica forense per statuto e per natura, che cosa ne pensa degli interventi possibili in materia di ordinamento giudiziario, e che cosa ne pensa in generale sugli interventi che devono riguardare le rappresentanze. Perché devono riguardare le rappresentanze, dobbiamo fare una valutazione e una riflessione probabilmente anche all'interno dell'avvocatura da questo punto di vista. Peraltro, come dire, siamo anche alle porte di un congresso, e probabilmente parlare
di rappresentanza potrebbe preliminarmente essere necessario. Grazie Nino. Io direi, intanto voglio dire, ci tengo a dire che io personalmente non avevo frainteso quello che intendeva Walter e che per nello sviluppo del ragionamento che stavo facendo mi servivano i due raffronti tra la certificazione di qualità e la specializzazione. Invece venendo alla domanda che mi poni, noi siamo già nel congresso, se proprio vogliamo dare un senso al congresso. Io non credo negli eventi, come posso dire, in cui arriva un demiurgo e trova una soluzione. Io credo nei processi di formazione delle idee e del consenso e poi di legittimazione di una decisione finale. Il congresso è già in atto ed è chiaro che bisogna costruire un dibattito, perché in un giorno e mezzo di sessione congressuale, che poi vuol dire complessivamente non più di 12 ore di lavori congressuali, non si elaborano idee. Poi lo stesso ragionamento che vale per l'esame, tutti parlano dell'esame d'avvocato dicendo che riguarda la formazione. L'esame d'avvocato non riguarda la formazione, riguarda l'accertamento sul possesso delle qualità minime richieste per chi vuol fare l'avvocato. La formazione è altra cosa, lo stesso è per il congresso. Quindi siamo già nella sessione congressuale. Riguardo ai temi che tu indicavi, beh, la ministra Cartabia ha fatto riferimento al patto per la giurisdizione, ma io voglio ricordare che noi chiedemmo e tenemmo una sessione congressuale nell'aprile del 2019 sulla salvaguardia della giurisdizione. La giustizia italiana, il vero dramma della nostra società, è che noi abbiamo una giustizia che non funziona da oltre 30 anni e immaginiamo che nel frattempo la società si accomoda in un angolo e aspetta che qualcuno trovi la soluzione, ma non funziona così. Quando una funzione dello Stato così fondamentale come la giustizia, ricordiamoci che la giustizia è la chance di chi non ha altro, è la funzione che chiude il sistema costituzionale di solidarismo costituzionale, per cui se quello che non funziona trova un argine nella giustizia, allora si invera il principio dei diritti dei diritti come sistema per mettere pari opportunità a tutti. Se la giustizia non funziona, tutto quello che non funziona continuerà a non funzionare. Quindi la nostra giustizia, che per 30 anni non ha funzionato, ha prodotto conseguenze non solo in termini di aspettative negative e di distanza dei cittadini dalle istituzioni, ma anche in termini di ricerca di strumenti altri per ottenere soddisfacimento. Noi abbiamo in questo senso un sistema malato e di questo bisogna essere consapevoli. Allora noi avevamo detto nel 2019, guardate, il problema è la giurisdizione, gli avvocati soffrono perché soffre la giurisdizione, bisogna saperlo questo. E poi immediatamente dopo avevamo lanciato l'idea di un patto per la giurisdizione, l'avevamo inviato a buona fede. Però attenzione, noi parliamo di riforme della giustizia, ma in realtà sono riforme processuali. Intanto il processo tributario resta, come posso dire, relegato nella gestione delle risorse di una delle parti essenziali del processo. Noi viviamo in un regime in cui il processo tributario il costo del processo tributario è sostenuto dal Ministero delle Finanze, che è una vera e propria follia. Noi viviamo in un sistema in cui la giustizia contabile e la giustizia amministrativa sono sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi non abbiamo la giurisdizione, noi abbiamo ancora le giurisdizioni. Anche questo è un problema enorme a cui nessuno sta mettendo mano. Quindi quando sento parlare di riforma della giurisdizione, io francamente resto molto perplesso, perché non c'è una riforma della giurisdizione. C'è ancora una volta un approccio culturale. Il problema è il processo, che poi sapete che vuol dire che il problema è il processo. Vuol dire, primo, il problema sono le garanzie delle parti. Secondo, il problema quindi è dato da chi quelle garanzie le mette in atto, e cioè gli avvocati. Sostanzialmente ogni volta che si pensa che si possono risolvere i problemi della giustizia risolvendola sul piano processuale, significa puntare il dito contro gli avvocati come se gli avvocati fossero gli artefici delle disfunzioni della giustizia. Ovviamente non è così. Allora, il patto per la giustizia significa comprendere che ci vuole questa sinergia tra coloro che agiscono nella e per la giurisdizione. Ma anche qui il problema è culturale. Allora, cosa c'è in queste riforme di funzionare a tutto questo? Sì, la separazione delle carriere richiede una riforma costituzionale, ma non tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario richiede la riforma costituzionale. Io personalmente sono assolutamente certo, convintissimo,
che con il processo penale strutturato così come l'abbiamo noi non si possa prescindere dalla separazione delle carriere. È un passaggio essenziale, ma non è l'unico passaggio. Io trovo che è strano che nessuno si accorga che molto spesso l'ordinamento giudiziario viene regolato con norme che sono fuori dal testo proprio dell'ordinamento giudiziario, così come nessuno si scandalizza, per esempio, che tutti i direttori generali del Ministero della Giustizia siano magistrati collocati fuori ruolo, ma sono magistrati. Cioè, voglio dire, in Italia abbiamo un altro cortocircuito, che le funzioni amministrative connesse con la giustizia sono gestite dallo stesso corpo che si occupa di esercitarla, la giurisdizione. È un conflitto di interessi al rovescio. Le tutele costituzionali servivano ad evitare l'ingerenza del potere politico nei confronti della magistratura. Oggi ritroviamo nell'esigenza perfettamente opposta. Ma per esempio, torniamo al discorso che facevamo all'inizio sul fatto che è un problema anche di scelte strategiche e culturale. Nella relazione Luiso noi troviamo sulla disciplina dell'ufficio del processo l'ipotesi di un impiego degli avvocati all'interno dello staff che gestisce la vicenda processuale. Noi potremmo anche essere d'accordo in linea generale su questo aspetto, se non fosse che però è declinato in modo che sottrae rilievo alla presenza degli avvocati, cioè in una funzione ancillare. Devono essere avvocati che sono all'inizio della professione, con non più di 5 anni, se non ricordo male, di professione e in ruolo di mero ausilio. Invece noi la strada ce l'abbiamo già nella Costituzione, articolo 106. Allora anche lì ci potrebbe essere un approccio culturale che porta a valorizzare il ruolo dell'avvocato anche all'interno del processo. Ma questo richiede la sostenibilità per l'avvocatura del ruolo di interlocutore vero. E quindi io qui torno a una battuta che ha fatto Vinicio, che sembrava una provocazione, ma secondo me non è una provocazione. Guardate, in momenti di trasformazione ci vuole coraggio. In momenti di trasformazione ci vuole coraggio e ci vuole la capacità e la lucidità di affrontarle le sfide e portare al congresso le questioni rilevanti e dolenti, anche di organizzazione interna dell'avvocatura, anche di governance, come hai detto Nino, è un passaggio ineludibile. I passaggi coraggiosi sono ineludibili. Quando Vinicio dice parliamo anche di specializzazioni al congresso, e io lo capisco e lo comprendo e lo condivido, nel senso che quello che dobbiamo sistemare del nostro ordinamento forense, siamo stati molto criticati per aver chiesto, oramai sono 2 anni che lo chiediamo, che si faccia una sessione congressuale sull'ordinamento forense, e ci è stato detto: ma come, in un momento così difficile parliamo di ordinamento forense? E ma quello che stiamo dicendo ci dimostra che tutto si tiene. Non è possibile per l'avvocatura pensare di essere interlocutore, pensare di muoversi in modo sinergico e in una direzione unitaria, se non andiamo a comporre queste tensioni, queste lacerazioni, queste distanze. E qual è il luogo dove questo può essere fatto? Purché possa legittimare un'azione comune, non può che essere il congresso. È evidente che debba essere il congresso, ma per fare questo occorre che si lavori tutti insieme già da prima, insomma, noi, ripeto, è quasi 2 anni che lo stiamo dicendo, ma già adesso si lavori per portare al congresso intanto le questioni cruciali. La riforma dell'ordinamento forense non si scrive in un mese e mezzo, bisogna essere chiari, ma che almeno si dica, che l'avvocatura dica: sulle regole nostre parliamo noi, avviamo i lavori di ragionamento e di riscrittura delle norme dell'ordinamento forense che meritano attenzione, in funzione di tutto quello che sta avvenendo, anche in funzione del ruolo che vogliamo svolgere all'interno della giurisdizione come interlocutore del decisore politico. Io credo che è una sfida che va necessariamente affrontata, non la possiamo eludere, perché è la sfida del nostro tempo. Se non l'accettiamo, il domani, la nuova normalità del post-Covid, perché sarà una nuova normalità, non la vecchia normalità, non ci contemplerà. Qui sta la sfida del nostro tempo. Grazie Giovanni. Allora io passo la palla a Mauro, a cui naturalmente faccio una domanda sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e su quella che è la sua opinione al riguardo. Però diciamo, l'intervento di Giovanni, questo ultimo intervento di Giovanni, ma anche quello precedente in cui parlava di capacità dell'avvocatura di costruire il dissenso, oggi
Adesso ha parlato di coraggio dell'avvocatura, di saper affrontare alcuni temi come quello della governance. Allora, diciamo, cominciamo subito a dimostrare coraggio parlando di alcune questioni, no? C'è la questione del Consiglio Nazionale Forense, che è di assoluta attualità in questi giorni. L'OCF in qualche modo si è espresso, o condivisibile o no che sia la posizione che ha assunto, ma comunque ne ha discusso. Le associazioni ne hanno discusso, noi di AIGA insieme al Movimento Forense siamo stati i primi a farlo, a rompere il ghiaccio, diciamo, per avviare il dibattito su questa questione. Ci sono dei grandi assenti finora in questo dibattito su ciò che sta accadendo al CNF, e sono gli ordini. E forse gli ordini dovrebbero essere coloro che più di ogni altro dovrebbe invece dire, esprimersi sull'argomento, visto che sono coloro che eleggono i consiglieri nazionali forensi. Quindi Mauro, siamo alla fine del nostro incontro, probabilmente pensavi di aver evitato questa domanda, ma non è così. No, guarda, rispondo in 2 minuti a tutte e due. Sì, io ritengo che la riforma dell'ordinamento giudiziario sia un passaggio cruciale per questo paese, perché davvero si è stravolto quasi tutto in questi anni. L'unica cosa che è rimasta come un monolite è proprio questa figura e questa struttura che c'è all'interno della magistratura. Non è, mi dispiace che questo avvenga in un momento direi particolarmente buio per la magistratura, perché per me si sta avverando la profezia che fece Massimo Bordin, che era lo storico radioorganista di Radio Radicale, che insomma disse i magistrati arriveranno ad arrestarsi tra di loro. Ci siamo quasi, e in questo clima fare una riforma dell'ordinamento giudiziario non è semplice. Ci sono questi tre ovviamente poteri dello Stato: potere giudiziario, potere legislativo, potere esecutivo. Bisognerà capire chi, terminata questa lotta, vincerà la battaglia, la guerra. Se la vincerà il potere giudiziario, avremo un determinato tipo di paese. Se dovesse, come io spero, invece essere il potere legislativo, e quindi avendo all'interno tutte le voci della società attraverso il Parlamento, credo che potrà venire fuori una buona riforma, e in quel caso, ma solo in quel caso, molto probabilmente l'avvocatura potrà avere un ruolo all'interno di questo nuovo assetto dell'ordinamento giudiziario. Quindi passaggio cruciale, dipende appunto chi riuscirà poi a portarlo a compimento, chi tra i vari poteri dello Stato. Questione CNF. Io ritengo che anche l'OCF abbia fatto una scelta giusta nella scorsa assemblea. Io sono favorevolissimo, e davvero forse farò anch'io qualche cosa affinché le associazioni che sono i gruppi di rappresentanza più vicini all'avvocatura del territorio possano e portino avanti questa battaglia con grandissimo vigore. Secondo me è una battaglia giusta. È una battaglia giusta se appunto le associazioni cercano di trasferire il sentimento di una parte maggioritaria o minoritaria dell'avvocatura su questa questione. Siccome la questione è devo dire francamente divisiva, si trasferisce all'interno delle rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, in particolar modo l'OCF e i vari consigli dell'ordine, a parte il fatto che ovviamente nei consigli dell'ordine avremo davvero centinaia di posizioni diverse. Quindi
tra l'altro i consigli dell'ordine sono i soggetti che nominano i componenti del Consiglio Nazionale Forense. Quindi concludo dicendo questo, per me è davvero un punto di forza delle associazioni portare avanti con chiarezza e chiedere chiarezza all'interno del Consiglio Nazionale Forense. Reputerei allo Stato che le rappresentanze istituzionali non che debbano stare a guardare, però eviterei che ci siano ulteriori divisioni e quindi contrasti che, diciamo, faticosamente, anche grazie all'organismo congressuale forense, devo dire in questo momento ai presidenti dei grandi ordini e anche ovviamente Cassa Forense, insomma, si vive in un momento di relativa tranquillità. Quindi davvero sono convinto che le associazioni daranno un grandissimo contributo. Tocca a noi, Nino, quindi dobbiamo fare da soli. Ma che tocca a noi, lo sapevamo, lo sappiamo. Per quello che conta, vi darò una mano anch'io, diciamo. Grazie. No, ma che le associazioni si debbano prendere sulle spalle la situazione è chiaro ormai da tempo, quindi non scopriamo nulla di nuovo, le associazioni se la stanno prendendo sulle spalle, la stanno portando avanti perché sui principi non c'è da discutere. Per questo Giovanni Malinconico faceva riferimento al congresso che è già in atto. Congresso è già in atto, ma il congresso credo che debba avere una credibilità ed una autorevolezza che non può prescindere da una risoluzione immediata e definitiva del problema della governance, perché poi se noi abbiamo la velleità di andare a discutere delle riforme processuali, del recovery plan, del futuro della giustizia, ma non siamo bravi a risolvere al nostro interno i problemi che probabilmente ci siamo creati da soli, probabilmente, perdonatemi, il congresso perde anche forse un po' di credibilità e di autorevolezza, perché c'è comunque sempre da rispettare un principio per cui la rappresentanza senza rappresentatività è ben poca cosa. In questo le associazioni sono capofila proprio perché sono rappresentative. Noi dobbiamo arrivare a un certo punto in cui tutte le istituzioni siano rappresentative e che non ci sia uno scollamento fra rappresentanza e rappresentatività, perché guardate che c'è il grande rischio che ci sia una totale, disallineamento fra l'avvocatura e le istituzioni che l'avvocatura dovrebbero rappresentare. Le associazioni si confrontano giornalmente con i propri iscritti e stanno facendo questo tipo di percorso e, ripeto, se lo stanno caricando sulle spalle. Quindi io a questo punto chiedo al mio presidente, sarà un congresso che avrà un suo corpo, una sua sostanza, riuscirà ad esserci, uno spogliatoio in cui si risolveranno i problemi o dovremo aspettare voi supplementari, sempre per rimanere in gergo calcistico? No, in pochissimi istanti, perché credo che siamo in chiusura. Io nel mio intervento nel dibattito dell'OCF ho detto che questa è una mina che, se ci portiamo al congresso, esplode e quindi produce cosa? Non morti e feriti, perché grazie a Dio non muore nessuno, ma sicuramente muore la riflessione dell'avvocatura sul suo futuro per rivivere sempre quella sempiterna sul suo passato, perché il suo presente è il suo passato, parliamoci chiaro. Io credo che il problema di questi anni nell'avvocatura sia quello che non siamo stati capaci, non abbiamo avuto delle stanze di compensazione interne in cui siamo riusciti a ragionare anche magari in maniera riservata, però a ragionare. Io credo che questo dipenda, non so se poi è nato prima l'uovo o la gallina, però dipenda anche da questa impostazione di tipo giuridico che abbiamo dato alle questioni. Siamo maledettamente avvocati. Io ho detto nel dibattito all'OCF, ho detto perché politicamente il presidente Mascherini, che io considero un grandissimo presidente, si deve dimettere.
Ci sono delle ragioni politiche e di prospettiva. Dopodiché, ho detto anche che non credo che sia opportuno perpetuare il dualismo che c'è stato nel corso degli anni e che ha impedito di fatto di metabolizzare questa discussione all'interno dell'avvocatura con deliberati l'uno contro l'altro. Io ritengo personalmente di dire quello che penso ufficialmente, anche dispiacendo delle persone che io ritengo siano state, personalmente, io ritengo che abbiano ben amministrato fin quando gli toccava. Poi non hanno capito che si dovevano fare da parte perché, anche se pensavano di avere ragione giuridicamente, non potevano esporre l'avvocatura ai disagi a cui la stanno esponendo. Specularmente non mi piace chi affronta questo tema sotto il profilo giuridico solo, utilizzando quella giuridica come leva, e quindi anche la mozione che era stata proposta, io ero pregiudizialmente contrario, però francamente avrei riflettuto magari su una mozione in OCF che fosse stata marcatamente di tipo politico riflessivo in quei termini, ma anche lì ho visto molto molto diritto. Non voglio dire che l'avrei forse votata lo stesso, perché avevo già detto che qual era la mia idea di metodo, però sicuramente nel merito parlare di diritto per le nostre questioni di governance e di politica, secondo me è un suicidio a cui ci espone anche la situazione che ci ha portato, e qui la legge professionale ha delle responsabilità, perché noi per superare quei problemi che avevamo di gestione della governance, dell'avvocatura, di dualismo, eccetera, abbiamo messo nella legge professionale il famoso articolo 39. Dico abbiamo perché non ci nascondiamo dietro un dito, perché anche la legge professionale l'hanno scritta degli avvocati. Purtroppo quello è stato un grande segno di debolezza, perché noi sappiamo che in politica il terreno si conquista e nessuno te lo dà con una norma. Secondo me su questo i nostri figli, i figli dei nostri figli avvocati, io non ho figli avvocati, quindi sto a posto, dovranno molto lavorare. Grazie a tutti. Grazie, a questo punto, come dire, facciamo i saluti conclusivi. Ringrazio Walter Militi, presidente di Cassa Forense, ringrazio Giovanni Malinconico, coordinatore dell'organismo congressuale Forense, Mauro Mazzoni, vicepresidente dell'Ordine di Roma, il presidente dell'Ordine di Milano, Vinicio Nardo, e con l'auspicio che il recovery plan per l'avvocatura e per la sua governance possa realizzarsi il prima possibile, lascio la battuta finale ad Antonio. Sì, grazie Nino, ma è l'auspicio che credo abbiano tutti. Davvero siamo di fronte alla possibilità di cambiare il volto del settore giustizia in Italia. Dobbiamo essere in grado di farlo, e l'avvocatura deve saper fare la sua parte, deve saper contribuire in modo davvero costruttivo. Incontri come quelli di oggi, confronti come quelli di oggi, secondo me sono di grande aiuto anche per lavorare in modo costruttivo su queste riforme, che hanno dei tempi molto stretti, e quindi dovremmo farne almeno uno a settimana di questi confronti per riuscire a lavorarci bene. Io ringrazio Nino, perché è vero che l'AIGA è stata co-organizzatrice, ma diciamo Nino ha compiuto gli sforzi maggiori, e quindi a lui e a tutti gli ospiti va il mio ringraziamento. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti quanti, e ancora grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao e buonasera a tutti. Ciao.